Beh, intanto buongiorno a tutti. Questo il tema di oggi è quello di l'ho intitolato La nuova isteria, e il sottotitolo è Belle indifférence e anestesia. È una relazione centrata sui problemi indotti dall'isteria. Questi problemi sono sempre stati difficili da affrontare. Fin dall'origine dell'interessamento dei medici e poi degli psicoanalisti a questa forma di esistenza, e sono stati tali, da provocare molto spesso, sia nel prossimo generico sia nei professionisti, delle reazioni emotive e ideative, molto vivaci. A titolo di esempio, i manuali di psichiatria di un tempo sono ricchissimi di descrizioni cliniche e di giudizi, badate bene, non solamente di descrizioni, ma di giudizi, che al lettore attuale, ma credo anche a quello di un tempo, strappano un sorriso. Per tutti, invito a leggere le pagine dedicate all'isteria nel manuale di Tanzi e Lugaro, 1920 per dire, che è un testo classico che compie 100 anni e la cui attualità, badate bene, testimonia della scarsa, strada fatta nell'insieme dalle nostre categorie professionali. Cioè, nel senso che, ancora leggere questo trattato sembra attuale. Tra l'altro, invito gli eventuali lettori a soffermarsi sui giudizi, appunto, che i due clinici formulano su quelle che loro suppongono essere le teorie psicoanalitiche relative all'isteria. Siamo al 1920 e quindi le teorie erano già abbastanza note, ma si vede lì più facilmente che altrove, perché sono degli autori molto espliciti, si vede lì che l'ideologia sociale che li anima e anche le adesioni personali dei due autori a questa. Sono due autori famosi perché Tanzi era il cattedratico di Firenze e Lugaro quello di Torino, e manifestano proprio un orrore per il riferimento psicoanalitico alla sessualità e manifestano una condanna senza appello sulla psicoanalisi. Eppure la loro descrizione, che è molto ricca e declinata in diverse forme di isteria, testimonia anche di un loro autentico interesse e di un notevole coinvolgimento degli attori in campo, sia loro sia dei terapeuti a cui si riferiscono. È interessante soprattutto un movimento di va e vieni, diciamo, continuo, che va dall'apprezzamento più notevole al disprezzo più manifesto. L'isterica e anche l'isterico, l'isterica è descritta come molto intelligente, spesso brillante e nello stesso tempo come una sprecona che sperpera le sue doti sia in attività irrilevanti, sia in pensieri fatui e superficiali, benché sembri che ci tenga moltissimo a apparire al centro dei salotti o delle relazioni sociali. Le manifestazioni somatiche e fisiche poi dell'isterica sono espressione sia di questi atteggiamenti esibizionistici, sia dell'ignoranza soggettiva relativa alla fisiologia del sistema nervoso, per cui ci sono paralisi o anestesie con distribuzione corporea che non corrisponde ai territori di innervazione motoria e sensitiva, e anche c'è una mutevolezza continua dei sintomi che è biologicamente insostenibile dal punto di vista di questi sintomi. A fronte però di questa discrepanza tra conoscenze neurologiche e sintomatologia isterica, i due autori indicano la possibilità dell'esistenza di una componente ereditaria o familiare, e sembra che l'indicazione di questa possibilità sia anche finalizzata a salvare, diciamo, la possibilità di un collegamento con un'impostazione
tradizione che all'epoca si definiva organicista, ma che comunque anche oggi in epoca di neuroscienze non va sottovalutata. Comunque, la sintomatologia psichica descritta è ancora più interessante, più di quella fisica a cui stavo facendo riferimento, perché contiene una quantità di sintomi, tanti, che isolati potrebbero appartenere a tutt'altre categorie diagnostiche. Si va da manifestazioni che oggi chiameremmo psicotiche, deliri, allucinazioni e via di seguito, a deformazioni del carattere, a tratti di personalità che solo per un aspetto quantitativo esagerato possono appartenere a quella che chiamiamo, tra virgolette, patologia psichica, ma che altrimenti potrebbero benissimo far parte delle caratteristiche di una persona sana e anzi anche di una persona dotata. Insomma, cito questo testo di un secolo fa perché da allora ad oggi le cose non sono cambiate e perché la molteplicità delle manifestazioni isteriche può essere assemblata o scorporata, valorizzando un tipo di sintomi o un altro, aggregando sindromi diverse e magari negando l'esistenza di una unità dell'isteria. Nei trattati tipo il DSM, l'isteria in quanto tale è scomparsa. Il che costituisce un fenomeno, secondo me, osservabile, singolare e importante, perché proprio questo tratto della mutevolezza e della molteplicità sintomatologica sembra uno dei pochi elementi costanti e relativamente un elemento astorico dell'isteria, la quale viceversa è, come pochi altri, un tipo di patologia sensibile ai cambiamenti ambientali, sociali, culturali e via di seguito. Quindi uno degli aspetti paradossali ma importanti da tenere presente dell'isteria è la costanza della mutevolezza e della molteplicità. Oggi qui vorrei allora partire, se volete, contrariamente alla buona abitudine psicoanalitica, che è quella di considerare l'insieme della persona e non di soffermarsi sul singolo sintomo, ma vorrei partire da una condizione sintomatica, a mio avviso interessante, non solamente perché ci riguarda in quanto terapeuti, ma anche perché la sua comparsa è si potrebbe dire, socialmente accettata, a differenza di tante manifestazioni isteriche che vengono descritte come insopportabili. Badate bene, anche nella letteratura recente, stavo pensando adesso a lavori di Andrea Green, viene sottolineato spesso l'insopportabilità di certe manifestazioni isteriche. Credo che la manifestazione di cui volevo parlare invece è un qualche cosa di più singolare e parlo di una condizione sintomatica anziché di un sintomo singolo, perché come vedremo si tratta di un insieme fenomenico che riguarda sia il paziente sia i suoi circostanti e quindi è possibile che riguardi anche il terapeuta e ne porterò un esempio. E che può perfino riguardare anche a un altro livello, quella che è l'elaborazione teorica relativa all'isteria. Mi riferisco al problema dell'anestesia isterica, o meglio delle anestesie isteriche, e a quella che ancora oggi viene chiamata, altro elemento stabile dell'isteria, la belle indifférence, nonché al rapporto tra anestesia e bella indifference. Si tratta di un dominio fenomenico che per vari motivi tende a sfuggire all'osservazione clinica e la paziente che segue ne è un esempio. Qui mi sono limitato per i miei scopi a riportare una parte importante di una seduta di un paio di anni fa, una parte che per me perlomeno, ma spero anche per voi, è risultata istruttiva. Vi prego di seguire un attimo perché poi
cercherò di vedere anche i fili che percorrono questa seduta, ma intanto ve la leggo così come l'ho annotata io all'epoca. A un certo momento la signora dice, ridendo, dice: "Non so se ci ho guadagnato con l'analisi. Quando ero andata a farmi il primo impianto, era appena andata dal dentista, quando ero andata a farmi il primo impianto ero stata benissimo, non avevo sentito niente. Invece questa volta mi veniva da piangere per il dolore. Uguale anestesia, uguale dentista, ma anche uguale solitudine, lo so che sta per dirlo. Però mi è venuta in mente mia nonna, l'unica in famiglia che mi avrebbe tenuto la mano." Io interrompo la signora dicendo: "Ma aveva visto invecchiato la settimana scorsa, si ricorda?" Il riferimento era alla nonna, probabilmente. E la signora dice: "Beh, ho pensato anche a lei mentre ero lì, se voleva dire questo, che mi aveva detto che era una questione di gusti." Poi la signora tace e poi dice: "Poi c'è questo fatto strano che dopo che lei me l'ha detto, quando era l'altra settimana, la sera il solito minestrone che mi ero fatta mi sembrava molto gustoso. Adesso che ci penso, pensavo che con l'anestesia del dentista mi passasse il gusto, e invece sento i gusti molto forte, un effetto paradosso. Bisogna che glielo dica che razza d'anestesia mi ha fatto." Allora io intervengo e dico: "Insomma, sta dicendo che in analisi si rischia anche di provare dolore, però è riuscita a recuperare il gusto." La signora dice: "Questo lo dice lei, a me è sempre sembrato importante trovare il gusto della vita." Io preciso: "Allora, però in bocca," come dire, andava diversamente. La paziente a questo punto è molto seccata, ha un tono molto seccato, e dice: "Ma che c'entra la bocca? Mica sono qui al ristorante che lei debba dirmi: senta com'è buono questo." Il mio primo marito aveva questa mania, mi diceva sempre: "Assaggia questo, assaggia quello." Non sono mai stata una mangiona io. Sta un po' in silenzio, poi dice: "Stavo pensando che da bambina ero grassa, ma neanche allora mi sarei definita una mangiona, forse era una disfunzione ormonale." Io gli dico: "La settimana scorsa la questione del gusto era saltata fuori perché lei raccontava della sua amica che cambiava partner ogni sera, ricorda? Le avevo detto che era una questione di gusti e lei mi aveva detto che secondo lei la sua amica era frigida." La paziente dice: "Vero, quella non sente niente." "Ah," dice, "ma dice che io non sentivo niente in bocca, proprio materialmente?" Così, dice, una viene dall'analista per i suoi problemi e quello gli tira fuori una cosa che non gliene può importare di meno. Qui con un tono seccato, ma forse anche meno seccato di quando l'avevo interrotta prima, dice: "Fate l'analisi che troverete gustoso il minestrone." Poi sta zitta un attimo e dice: "Ho ripreso il mio Wittgenstein l'altro giorno. Dovrebbe leggerlo lei. Non si capisce mai se lui voglia fare il filosofo o lo psicologo, ma è uno intelligente, accidenti se è intelligente. Provo proprio," e qui sento un'incertezza come se stesse cercando di scegliere una parola, e dice: "Provo proprio interesse a leggerlo." Io gli dico: "Quando si è interrotta poco fa, è perché le è venuta in mente una parola o una cosa che non voleva dire." La paziente dice: "Sì, non volevo darle," e qui si mette a ridere, e dice: "Non volevo darle il gusto." Questa era la parola che ho cambiato, perché ho pensato che lei avrebbe pensato che eravamo sempre lì su questa questione del gusto. A pensarci, così toglievo anche a lei il gusto. Insomma, perlomeno le toglievo la parola. È quello che mi ha detto Raimondo l'altro giorno, era il suo partner all'epoca, e naturalmente tutti i nomi sono cambiati, la situazione qui è stata modificata.
è quello che mi ha detto Raimondo l'altro giorno. Eravamo a letto e lui mi carezzava. Prima il partner le aveva detto che aveva avuto una giornata difficile e pesante. A volte, dice il paziente, penso che lui sia proprio una persona autorevole. È strano pensarlo a letto, no? Mi dice, non c'è gusto accarezzarti. Oggi ce l'hai con me. Perché? Ma l'ha detto con un tono che non saprei definire. Non era incazzato e neanche triste, non voleva farmi sentire in colpa, era proprio autorevole, stava dicendo la verità, semplicemente. Neanche io ci avevo pensato, dice la paziente, ma era vero che ce l'avevo con lui, proprio perché è così autorevole, insomma, perché è riconosciuto come un'autorità nel suo campo. Invece lì, che fosse autorevole, quando l'ha detto, mi è sembrato anche confortante. Io gli dico, l'aveva capita? E la paziente dice, no, è diverso, adesso è lei che non mi ha capito. Io allora la interrompo e gli dico, però anch'io potrei dire come Raimondo, no? Che oggi ce l'ha con me, questo perché mi dava l'impressione che continuamente la paziente o mi rimbeccasse o dicesse che non era d'accordo. Per tutta risposta la signora si alza e scatta verso la porta. La seduta è circa a metà e esce niente, senza una parola. Tac, via. Dopo 5 minuti suona molto forte, io apro e lei fa le scale di corsa per tornare su. Nel frattempo il fenomeno curioso è che io pensavo che fosse il postino, perché ha suonato in una maniera particolare, e anche l'altro elemento strano è che nonostante che l'incidente fosse abbastanza clamoroso, la scena mi aveva lasciato indifferente. Avevo pensato, mi era venuto subito da pensare a una serie di cose che avevo da fare. E adesso, mentre rientra, penso che non devo dimenticarmi di un'incombenza burocratica che in effetti trascino da un po' di tempo. Lei si mette sul divano, si mette sul divano con un grande sospiro o qualcosa tra un sospiro e uno sbuffo, ecco. E poi dice, sono tornata perché giù, avevo appena chiuso il portone. Ho pensato che non le sarebbe importato niente, tanto pagavo lo stesso la seduta. E magari domani me l'avrebbe rinfacciato. Non ho fatto in tempo, dice, a telefonare al dottore, al dentista, per questa faccenda dell'anestesia. Poi si interrompe e io mi accorgo che sta lacrimando e poi a un certo momento piange in una maniera molto evidente. Durante il pianto dice quando la smetterò. Mi sembra di essere incurabile e che lei se ne freghi. E qui io provo un sentimento di commozione per questo cambiamento di scenario affettivo che anche per me risulta abbastanza inaspettato. Poi la paziente dice, sa, non ci avevo pensato che davvero era molto, molto tempo che non badavo ai gusti, anzi che non li sentivo. Sì, dice, se qualcosa era troppo acido o troppo amaro, magari me ne accorgevo, ma per il resto era come mangiare il polistirolo, sa, quello per le confezioni. La seduta finisce con un sorriso. Mentre esce, mi ricordo che il viso era ancora di una persona che aveva appena pianto e forse avrebbe continuato a piangere. Io ho riportato questa seduta non solo perché attinente al tema, ma perché mi era rimasta impressa. Attinente al tema perché avete visto c'è la questione dell'anestesia e del gusto e quello della bella indifference che qui era particolare perché
era un fenomeno doppio, cioè io ero rimasto indifferente al gesto clamoroso della signora che usciva sbattendo la porta, e lei aveva superato poi l'indifferenza e si era accorta di questo problema del gusto. Io, badate, abitualmente prendo appunti dopo le sedute, ma solo per qualcosa di particolare, che so io, compare un sogno che mi colpisce particolarmente, un'associazione. Invece qui mi era venuto poi dopo da scrivere per esteso. E a riguardarla ora penso che questa tranche di seduta sia utile per vedere appunto l'intreccio tra anestesia e bella indifferenza e la complessità del rapporto tra paziente e analista. Di questa complessità del rapporto fa parte anche il fenomeno psichico mio del venirmi da scrivere per esteso, che certamente è qualcosa che ha a che fare col fatto che prima fossi stato relativamente indifferente, dopo viceversa la seduta mi viene da scriverla, e vi faccio notare che se vi segnalo questo fenomeno è per dire che il metodo psicoanalitico viene applicato a tutto, compreso anche il mio modo, e quindi questa annotazione non è un'annotazione estranea a quello che vi sto dicendo. Cioè, era avvenuto allora non solamente il superamento del sintomo, l'anestesia orale, ma anche il recupero, per quanto transitorio, di una affettività nei propri riguardi, badate bene, perché la bella indifferenza è un fenomeno che riguarda il narcisismo, riguarda la sfera degli atteggiamenti che una persona può avere nei propri confronti. Per quanto riguarda questa signora, si vede che un sintomo, appunto la bella indifferenza, potenziava, per così dire, l'altro, cioè l'anestesia. Cioè assicurava che la manovra sintomatica, con tutto quello che di simbolico poteva contenere, che potete sbizzarrirvi a pensare cosa volesse dire, ma che assicurava che la manovra sintomatica fosse protetta, rafforzata. Non solo c'era l'anestesia, ma era qualche cosa che non, di cui non veniva tenuto conto. Quasi che la paziente inconsciamente temesse che l'equilibrio sintomatico fosse fragile. Qui io sarei tentato di analizzare tutti i movimenti della seduta e magari dopo un po' lo faccio anche, ma in primo luogo vorrei sottolineare come questa faccenda della bella indifferenza sia attuale. Negli ultimi anni mi è capitato spesso, e lo metto a fuoco ora perché lo devo fare per voi, in questo senso ringrazio perché mi ha dato l'occasione di mettere a fuoco questa idea e colgo l'occasione per chiedervi se è capitato lo stesso anche a voi. Mi è capitato, insomma, di stupirmi per lo scarso peso che alcune persone, che mi chiedevano un'analisi davano ai loro sintomi, anzi a quelli che io ritenevo fossero dei sintomi, ma che loro mi rivelavano solo di sfuggita, o che saltavano fuori en passant durante il discorso, delle fobie o dei rituali ossessivi, che a casa mia ovviamente sono dei sintomi importanti, ma che venivano rivelati così durante il discorso come una parte, ma non rilevante. A fronte viceversa del malessere, cioè i pazienti a cui mi riferisco si presentavano chiedendo un'analisi perché stavano male, ma questi sintomi viceversa apparivano, perlomeno a me, scollegati, separati, fissi, e a loro apparivano irrilevanti. I disturbi motori qualche volta apparivano nella relazione con me, ma altre volte venivano raccontati come se i pazienti sapessero che nessuno può essere giudicato in assenza e che dunque non dimostravano durante la seduta.
Quanto ai disturbi sensitivi, poi io penso che questi abbiano fatto la fortuna di una vasta categoria di persone, dai massaggiatori a quelli che si occupano di omeopatia, ai botanici, ai pseudobotanici, a tutti quelli che vendono tisane e cose del genere, ma soprattutto per sintomi riguardanti l'apparato digerente. E venivano tenuti decisamente fuori, quasi fossero per principio competenze altrui, nella quale non dovevo immischiarmi. In questo senso mi chiedo io quanto la Bell Interference sia anche un sintomo di una avvenuta distorsione dell'io, e quindi in questo senso sia ego sintonica, ma sia anche in se stessa qualcosa di riuscito. Perché è relativamente poco apparente o del tutto inapparente, e mi chiedo quanto ci sia richiesto nella relazione terapeutica di colludere con questo atteggiamento, cioè di lasciar perdere, di non stare a osservarlo, di non invitare a associare su questo tema e via di seguito. Atteggiamento che peraltro è un atteggiamento, come dire, socialmente accettato. Qualche volta anche apprezzato, perché in fondo si tratta di persone che non fanno pesare sugli altri il loro sintomo e anzi che danno lavoro, per così dire, a terzi, cioè vanno a comprarsi prodotti di vario genere, sperano di stare bene con quello, cioè danno molti introiti ad altri. E quindi ci si può chiedere quanto la bella indifferenza sia anche un modo per rientrare nella normalità sociale, sorvolando sugli aspetti propri e quindi soggettivi. Intendo dire che in un periodo storico nel quale la nostra cultura tende a scoraggiare lo sviluppo della soggettività e viceversa a premiare lo stabilirsi della individualità come condizione produttiva e indifferenziata, la bella indifference può trionfare, diventando un sintomo non solamente inapparente e egosintonico, ma anche etnosintonico, cioè concordante con la nostra cultura. Questo può complicare o rendere difficile la nostra percezione di questa condizione sintomatica, visto che anche noi, ovviamente, siamo dentro al nostro ethnos, partecipiamo a pieno titolo alla nostra cultura. E in questo senso si può parlare di nuova isteria, perché ciò che un tempo era distonico, oggi è diventato sintonico. Naturalmente mi si può obiettare che allora io ritengo che l'isteria sia rimasta la stessa e però noi tutti siamo cambiati. La risposta a questa obiezione non può essere, secondo me, né un sì né un no. L'isteria è cambiata perché la relazione tra l'isteria e la cultura condivisa è cambiata. L'isteria, voglio dire che l'idea di un'isteria in se stessa è, a mio avviso, fuorviante se non proprio sbagliata, e che l'isteria, come tutte le psiconevrosi, non sopporta una categorizzazione ontologica, la realtà della, a differenza forse delle psicosi. Ovviamente possiamo costruirci dei modelli psicopatologici astratti di questa condizione umana, ma a due condizioni. Cioè, in primo luogo, perché dobbiamo tenere presente che si tratta di un modello psicopatologico astratto, e non pretendiamo di poterlo sovrapporre alla realtà. È un modello che noi ci costruiamo e che può servire a comunicare con dei colleghi per farci comprendere, ma che rimane comunque un qualche cosa di distinto dalla realtà clinica. E in secondo luogo, perché e purché consideriamo il senso di questa nostra necessità, la necessità di costruire un modello psicopatologico astratto. Una necessità che in ultima analisi, e qui taglio corto ma è in estrema sintesi, è
è finalizzata alla reintegrazione narcisistica, sia come categoria professionale nostra, sia e soprattutto come esperienza individuale. Questa della reintegrazione narcisistica è una parte importante del nostro lavoro, che si fa dopo la conclusione del singolo rapporto o anche dell'intero rapporto con un paziente, e consiste nell'attribuire a ciascuno il suo, cioè al paziente ciò che è del paziente, alla nostra attività psichica ciò che è propriamente nostra. Vi faccio notare che quando noi ascoltiamo, come tutti sappiamo, una persona, quello che entra dentro di noi ha un destino molto particolare. Una parte lo percepiamo coscientemente, rapidamente, immediatamente, una buona parte entra dentro di noi e ha un destino collegandosi a quelle che sono le nostre dinamiche personali, alla nostra storia, a quelli che sono i nostri atteggiamenti e i nostri desideri inconsci, guardate bene. E questa è una parte che mescolandosi appunto ai nostri contenuti può comparire e può influire nel loro destino, sul come poi compariranno, sul come busseranno al nostro preconscio o alla nostra coscienza. Il che significa che naturalmente nell'ambito di un singolo trattamento potremmo pensare a come concettualizzare questo fenomeno, come per esempio controtransfert, ma in generale tutto questo rimane dentro di noi e ha delle dinamiche proprie. Allora, riuscire poi a distinguere ciò che è nostro e ciò che è del paziente che è entrato dentro di noi è una misura importante anche per renderci relativamente liberi, e in questo senso parlo della reintegrazione narcisistica, cioè della possibilità di sentire che noi siamo noi stessi e riconoscere quanto dobbiamo ai pazienti, ma anche quanto è squisitamente nostro. Beh, ho lasciato un po' da parte quella signora e adesso torniamo a lei. Seguendo quello che è il metodo realistico della psicoanalisi, stiamo all'hic et nunc, cioè al fatto che i pensieri della paziente si svolgono lì, durante la seduta, e che questi pazienti e questi pensieri sono quelli che ci riguardano davvero. Anche se rappresentano o raffigurano un altrove o un altro tempo, il fenomeno che a noi interessa è: in questo momento è comparso questo pensiero che ci viene gentilmente riferito. E anche se dopo, per comprenderli, dobbiamo ricorrere a interpretazioni o costruzioni che inevitabilmente riguarderanno altre dimensioni, per esempio altre dimensioni temporali, passare dall'hic et nunc, si dice, all'alibi et tunc e via di seguito, però l'importante è tenere sempre presente che quel pensiero lì è comparso in quel momento lì durante l'incontro con noi. Bene, se osserviamo allora l'andamento dei pensieri detti dalla paziente, possiamo vedere che c'è un continuo ondeggiare nel pezzo di seduta che vi ho riportato, c'è un continuo ondeggiare o oscillare che mette in primo piano ora uno, ora un altro filo della rappresentazione. Da un lato il filo che sintetizzo, diciamo, anestesia, gusto, minestrone, bocca, frigidità e autorevolezza altrui, che è tutto un qualche cosa che si collega in qualche maniera, cioè che ha dei collegamenti tra i vari elementi, e che comporta sentimenti ora di divertimento, ora e soprattutto di rabbia,
Dall'altro lato il filo viceversa rappresentativo che è guadagno, grassa, incombenza burocratica, pagare la seduta, indifferenza, indifferenza proiettata nel terapeuta e poi superata. L'elemento notevole sta nel fatto che questi fili si intrecciano, si mescolano, si confondono, ma non si integrano se non alla fine, quando uno stato d'animo mio, il fatto che io mi senta commosso quando la paziente si mette a piangere, che è un segno di un avvenuto superamento dentro di me e, badate, involontario, un fatto preconscio, è un superamento dentro di me della sua indifferenza proiettata e provata dentro di me, per esempio dell'indifferenza alla sua uscita, e uno stato d'animo della paziente, cioè la tristezza nel constatarsi in che condizioni è, cosa che le consente di sentirsi confortata come col suo compagno e quindi di poter almeno mettere a fuoco l'anestesia e il suo superamento. In quel caso io non ho fatto né interpretazioni sulla sua nevrosi né costruzioni relative al perché del superamento del sintomo. L'abbiamo, diciamo, condiviso nell'Icatenum, ce ne siamo accorti entrambi. Solo in seguito e con una certa difficoltà, anche notevole per dire la verità, siamo riusciti a collegare i due fili tramite l'analisi e il superamento di un altro sintomo che compariva e scompariva in analisi, cioè che ogni tanto veniva enunciato, che era una stipsi ostinata. La paziente non era tirchia, e anzi per lei i soldi, non era una paziente ricca, non aveva una grande quantità di denaro, ma e lo dico perché in genere i pazienti che non hanno molto denaro ci stanno un po' attenti al denaro, ma per lei il denaro non aveva un grande valore. E è stata questa constatazione che fece da ponte tra l'anestesia orale e la stipsi. L'anestesia orale era anche un modo per non dare valore al contenuto della bocca, ma anche la stipsi era un modo per non dare valore al contenuto intestinale e conseguentemente, per esempio, la paziente non si impegnava, per così dire, nell'evacuazione. Era una signora che si sedeva sulla tazza del gabinetto e stava lì a aspettare, diciamo così, senza spingere, ecco. Per cui la stipsi era anche dovuta anche a questo atteggiamento particolare. E naturalmente questa constatazione della stipsi era anche collegata, è stata anche collegata poi anche con la sua raffinatezza di pensiero. Vedete il riferimento che c'era stato durante la seduta a Wittgenstein. Persona, pur non essendo di mestiere una filosofa, era una persona molto colta e faceva spesso dei pensieri molto raffinati. Ma la raffinatezza di questi pensieri, senza nulla togliere al fatto che fossero davvero raffinati, questa raffinatezza si era rivelata essere anche una reazione alla grossolanità del desiderio rimosso, che era il desiderio di gustare e di saziarsi con le proprie feci. Un fatto psichico che aveva un risvolto narcisistico, il potersi sentire faccio tutto da me, mi sazio con il mio prodotto e quindi non ho bisogno degli altri, ma anche aveva un risvolto oggettuale, diciamo, perché aveva un significato simbolico di vendetta nei confronti della madre che veniva descritta sempre come fredda.
e quindi era un modo come per dirsi: non ho bisogno di te, ti elimino. Poi ringraziamo la signora e ritorniamo a noi adesso. La questione delle anestesie ci interroga doppiamente. Da un lato perché, come sappiamo, il nostro stesso setting, ci impedisce di rilevare direttamente certe anestesie. Credo che anche gli psichiatri ospedalieri abitualmente o oggigiorno facciano raramente un esame obiettivo della sensibilità dei pazienti. Per quanto mi consta, anche i neurologi raramente fanno quella che nell'Ottocento o ancora nel primo Novecento era una pratica abbastanza corrente di fare tutti gli esami della sensibilità. E quindi, come dire, certe anestesie possono sfuggire per lungo tempo. Nel caso della paziente, io per esempio, evidentemente, come dire, lo sapevo inconsciamente, ma solo quando m'aveva parlato di un'altra persona, guardate, quindi descrivendo, rappresentando attraverso un'altra persona, mi era venuto, che è un fenomeno preconscio, di usare il termine gusto. Naturalmente uno si può sempre chiedere perché diavolo mi viene in mente una parola anziché l'altra, ma durante una seduta o durante un incontro spesso non succede e uno può pensare perché gli viene in mente un certo concetto, ma proprio la singola parola viene, come dire, spontaneo di usarla, no? Io quella volta evidentemente lo sapevo inconsciamente, ma l'ho usata senza rendermene conto. Comunque, dicevo che la questione delle anestesie ci interroga doppiamente, da un lato appunto perché il nostro setting ci impedisce di rilevarle, ma in secondo luogo perché le attuali anestesie ci mettono di fronte, quando le possiamo rilevare, cioè quando possiamo constatare la loro resistenza, ci mettono di fronte a sintomi in certo modo riusciti, che cioè hanno realizzato un discreto equilibrio tra le spinte pulsionali e le esigenze di soddisfazione, sempre di soddisfazione simbolica, nella realtà. La soddisfazione simbolica dei desideri derivati dall'elaborazione di quelle spinte pulsionali. Certo, ogni anestesia è anche una inibizione della funzione fisiologica che è sottostante, il gusto, per esempio, nel nostro caso, certamente c'è un'inibizione della possibilità di apprezzare ciò che si mangia, insomma. Ma in questo senso, si può dire che allora l'anestesia comporta sempre un danno del soggetto nel suo complesso. Però sembra anche che queste anestesie, che possono durare a lungo, siano un equilibrio sì costoso da questo punto di vista perché riduce una funzione fisiologica, ma tollerabile, cioè che l'io può tollerare senza eccessivi sforzi. In questo senso si tratta di sintomi, appunto, per così dire, riusciti. Però anche conviene dire che se non riusciamo a mettere a fuoco queste situazioni, rischiamo di trovarci in condizioni non solubili, irresolubili, e quindi in trattamenti senza fine. Credo che, oltre che noi psicoanalisti, psichiatri, psicologi e via di seguito, i medici ambulatoriali siano particolarmente soggetti a questo problema della irresolubilità di una serie di sintomi e di una comparsa di lamentele periodiche che non vengono mai risolte. Certo, questo può assicurare il fatto che il paziente rimane tale e che quindi rimane nostro cliente, però
credo che a lungo andare una condizione di questo genere pesa e faccia parte di quella situazione di insopportabilità, appunto, che è caratteristica di certe situazioni estetiche. Io ho usato fin qua un esempio clinico femminile, ma prima di finire vorrei almeno accennare a una situazione maschile, una situazione che a me sembra abbastanza diffusa e che è attuale e che secondo me ha a che fare con l'anestesia. Lo faccio naturalmente anche per par condicio che non si dica che ci si occupa solamente l'isterica o no, l'isteria è una condizione che può essere elaborata sia da maschi che da femmine. Io ultimamente, negli ultimi anni, ho potuto osservare in svariati casi dei ragazzi o dei giovani adulti che hanno una frequente attività sessuale, che però dal punto di vista, chiamiamolo meccanico, è soddisfacente, ma che dal punto di vista psicosessuale è irrilevante. Nel senso che è un'attività dovuta, è scontato che la si faccia, in un certo senso è socialmente prescritta, cioè queste persone si sarebbero sentite a disagio se non l'avessero fatta anche nei confronti dei gruppi di amici e via di seguito, non perché se ne vantassero particolarmente, ma perché è una cosa che si fa e è una cosa anche relativamente piacevole, è narcisisticamente importante, ma non viene avvertita da tutta la persona. Non viene avvertita da tutta la persona e spesso è, come dire, relativamente sganciata dalla constatazione di una relazione personale. Scusate, c'è qualcuno che mi sta ascoltando. È relativamente sganciata dalla constatazione di una relazione personale. Che vuol dire? Vuol dire che la partner o il partner della singola occasione sessuale è relativamente irrilevante, può comparire e scomparire. Non ha, a volte il partner, come dire, si fa presente dicendo non me ne frega niente di me, ma molto spesso anche il partner, partecipa di questo atteggiamento e è una situazione, come dire, di scambio, economica, ma è una situazione in cui quello che viene perso, e qui rientra il problema dell'anestesia, viene perso, c'è stata una perdita del piacere totale, del piacere profondamente umano legato all'amare, e quindi non solamente all'orgasmo come scarica, diciamo, di una tensione sessuale, ma all'orgasmo come occasione di inondazione della libido della persona e del realizzare la relazione con l'oggetto come una relazione di amore. E allora, appunto, in queste situazioni mi sono chiesto se non stesse osservando anche un tipo particolare di psicoanestesia maschile. Anche in questo caso, la bella indifference mostrata dalla pluralità delle conquiste e dalla irrilevanza, dell'oggetto andrebbe in accordo con questo tipo di anestesia. In conclusione, veniamo a noi. Vorrei solo accennare a un nostro, e lo accenno solo, a un nostro di noi lavoratori diciamo, rischio professionale. Ne avevo fatto riferimento a metà circa e adesso lo richiamo, perché se il camuffamento culturale e il conformismo sociale degli isterici oggi tende ad accecarsi, cioè a non farsene accorgere, può succedere appunto che si accumulino dentro di noi
nel nostro inconscio dei modi di essere psichici di questo tipo, che sono dei modi conseguenti alle inevitabili identificazioni con i nostri pazienti. Voi sapete che l'identificazione è un meccanismo di difesa dell'io inconscio, guardate bene, e che è un meccanismo fondamentale per la nostra vita, direi, quotidiana e per la nostra possibilità di relazionarci con gli altri. Ma contemporaneamente è un meccanismo efferato perché produce dentro di noi altri la costituzione di un qualche cosa che non siamo noi, che è l'altro, e che è un altro che, essendo inconscia l'identificazione, noi non conosciamo, eppure agisce dentro di noi. Le inevitabili identificazioni con i nostri pazienti e con pazienti di questo tipo potrebbe non essere privo di conseguenze per le nostre possibilità di soddisfare i nostri personali in una maniera non conformistica e anzi soggettivamente qualificato. Cioè, intendo dire, il nostro desiderio è un qualche cosa che man mano si declina e si realizza in maniera tale da farci sentire sempre di più protagonisti della nostra storia. Io mi fermo a questo punto e credo che di aver messo abbastanza carne al fuoco, e allora aspettiamo i vostri contributi. Grazie. Ringraziamo Semi, ringrazio per la sua bella relazione, incisiva e significativa. Adesso, visto che non è tanto tardi, abbiamo appunto un'oretta, io darei la parola a Patrizio Campanile. Allora, buongiorno a tutti. Parlare in queste condizioni non è facile, però facciamo quello che possiamo. Allora, come diceva Semi, qualcuno che ci parla, numerosi sono i fili che si intrecciano dentro di noi. Nel caso specifico dell'aver letto nei giorni scorsi la relazione di Semi, si sono succeduti vari fili. Per esempio, ad un certo punto, ascoltando la prima parte della scena tra gli scambi tra Semi e la sua paziente, sì, mi erano venuti in mente, probabilmente anche perché il nome scelto da Semi per il marito della signora era Raimondo, mi erano venuti in mente Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, scene gustose. A proposito di gustoso e di gusto, ed anche esilaranti, ma tristi, quelle che ci presentavano i due attori. Quindi si seguivano dentro di me dei fili che riguardavano i vecchi, l'analista vecchio, da bambina la paziente mangiava, poi si è persa, potremmo dire, e si è protetta rispetto ai piaceri di mezzo e li ha saltati. E potrei continuare con questo filo. Un altro, alla fine, per esempio, del discorso di Semi, era questa faccenda del piacere sessuale e dell'amore come due cose che non necessariamente si integrano, e anche lì i pensieri potrebbero andare avanti. Però dentro di me, poi, ad un certo punto, un filo è prevalso e quindi quello che adesso vi presento è lo svolgimento che ha avuto dentro di me questo filo, che alla fine credo forse potrà mostrarvi come si sono collegati anche gli altri fili. Allora, il lavoro di Semi e più in generale lo stesso mettere a lavoro l'ipotesi di una nuova isteria
mostrano, secondo me, la necessità di rifare il punto sul metodo psicoanalitico. Cercherò di ricostruire la strada per cui, leggendo il lavoro di Semi, sono arrivato a pensare in questi termini, ma vorrei premettere una considerazione di carattere generale. È assodato che metodo, teoria e oggetto della psicoanalisi sono legati da un reciproco rapporto, per cui una variazione di uno di tali elementi comporta una modificazione degli altri. Ci dobbiamo allora chiedere se i cambiamenti verificatisi nelle teorie psicoanalitiche, che probabilmente determinano il concentrarsi dello psicoanalista su nuovi oggetti, comportino anche delle ricadute sul metodo. Mi spiego. Che siano cambiate le teorie psicoanalitiche è sotto gli occhi di tutti. Che tale cambiamento comporti conseguentemente che vada ipotizzata una modificazione dell'oggetto che le varie teorie sono in grado di indagare, non è da escludere. Rispetto al metodo, invece, comunemente è dato per scontato che adottiamo sempre lo stesso. Ma è possibile? Ce lo dobbiamo chiedere ed eventualmente valutare se variazioni del metodo consentano di indagare lo stesso oggetto che, per Freud, era l'inconscio. L'isteria è stato il terreno in cui è cresciuta la psicoanalisi ed ora credo risulti il terreno elettivo per porsi questo interrogativo. Ripercorro quindi brevemente alcuni passaggi del lavoro di Semi che mi hanno portato a questa considerazione, a questa conclusione. Parlandoci del testo classico di Tanzi e Lugaro, la prima notazione che ci viene da lui riferita riguarda il peso caratteristico che ha avuto l'ideologia sociale dei due autori nella formulazione dei loro giudizi. Subito ho pensato alla questione che un tempo, in modo perspicuo allora, si pose Gaddini. «Se e come sono cambiati i nostri pazienti fino ai nostri giorni», scrisse, «trasformata con gli anni in un ritornello per lo più acritico che, tolto il se e tolto il come, piuttosto enuncia che i nostri pazienti sono cambiati. L'incontro di oggi pone l'interrogativo invece in modo critico. C'è una nuova isteria? E se c'è, in che cosa consiste? Semi, riferendo poi dell'interesse e del coinvolgimento che i due autori da lui citati mostrano nel trattare la materia, descrive il loro movimento va e vieni continuo, che va dall'apprezzamento più notevole al disprezzo più manifesto. Questo loro mutevole atteggiamento rispecchia in realtà una modalità ricorrente delle relazioni isteriche, caratterizzate da avvicinamenti anche eccessivi e repentini e drastici allontanamenti. È questo un tratto dell'isteria descritto in letteratura da autori che vanno da Semi a quelli che sono lontanissimi dai suoi punti di vista. Come lui ci ricorda, questa oscillazione descrive un movimento che riguarda tutti gli attori coinvolti nella vicenda dell'isteria, l'interessata o l'interessato certamente, ma anche chi di loro si occupa. Anche chi se ne occupa da un punto di vista teorico. Come ho detto, ripercorro i pensieri che mi hanno portato alla conclusione che ho dichiarato all'inizio. A proposito dei sintomi fisici, le caratteristiche che vengono descritte hanno una grande rilevanza sul piano teorico. Il sintomo, infatti, può dipendere più dalla rappresentazione che l'interessato ha del proprio corpo che dalla sua, del corpo, fisiologia. A questa prima si aggiunge una seconda caratteristica, una mutevolezza biologicamente insostenibile dei sintomi. La portata teorica di tali osservazioni sta nel loro implicare la necessità di una teoria dell'intreccio psicosomatico che possa dare ragione dello sviluppo delle rappresentazioni
in particolare delle rappresentazioni del desiderio, che alle spalle hanno le pulsioni, delle loro vicissitudini e del loro eventuale cercare espressione nel corpo per ragioni di difesa o perché non trovano altra scena in cui essere collocate. Riguardo a questi sintomi cosiddetti somatici, credo che tutti condividiamo l'osservazione di Semi che ci dice: mi è capitato spesso di stupirmi per lo scarso peso che parecchie persone davano ai loro sintomi. Se c'è una corrispondenza tra ciò che avviene negli isterici e la risposta di chi di loro si occupa, noi dobbiamo riflettere sulla possibilità che anche sul piano dell'elaborazione teorica possa riproporsi lo stesso fenomeno del venir meno dell'attenzione riservata al corpo e dalle sue manifestazioni. Implicata, anche in questo caso, sarebbe la scissione. In effetti, a percorrere la letteratura sull'isteria, proprio questo sembra essere avvenuto. Vi troviamo osservazioni sui comportamenti, sulle modalità di relazione e su specifiche vicissitudini di transfert e controtransfert. Il corpo entra nel discorso per l'uso che ne viene fatto nella relazione, ma non per quanto in esso sono collocate le rappresentazioni e i conflitti che li riguardano. Per spiegare il fenomeno, Freud fece ricorso all'ipotesi di un meccanismo che definì conversione, ma ora questa nozione è tra le più desuete e conseguentemente meno impiegate. Anzi, già in un panel sull'isteria svoltosi in un congresso IPA nel 1973, se ne registrava la scomparsa. Verrebbe da dire, se si perde di vista un fenomeno, perde di attualità la ricerca di strumenti teorici per concettualizzarlo. Torniamo alla domanda. Nuova isteria? Semi, contrariamente, dice lui, alla buona abitudine psicoanalitica, ha scelto di portarci un esempio che, richiamando l'attenzione su un sintomo di quelli solitamente trascurati, gli consente di mostrare come si possa pensare che l'isteria è sempre la stessa e contemporaneamente riconoscere anche che non è più la stessa. Penso utile riprendere un brano della sua argomentazione che, a partire dall'esempio clinico, propone una spiegazione di questa complessità applicata al sintomo di cui ci ha parlato. E dice: in un periodo storico nel quale la nostra cultura tende a scoraggiare lo sviluppo della soggettività e viceversa a premiare lo stabilirsi della individualità come condizione produttiva e indifferenziata, la belle indifference può trionfare divenendo un sintomo non solo in apparente egosintonico, ma anche etnosintonico. Questo, procede, può complicare o rendere difficile la nostra percezione di questa condizione sintomatica, visto che anche noi siamo dentro a questo etnos. E in questo senso si può parlare di nuova isteria, perché ciò che era distonico un tempo è divenuto sintonico oggi. Naturalmente, dice Semi, mi si può obiettare che allora io ritengo che l'isteria sia rimasta la stessa e che però noi tutti siamo cambiati. La risposta a questa obiezione non può essere né un sì né un no. L'isteria, conclude, è cambiata perché la relazione tra essa e la cultura condivisa è cambiata. Riprendo ancora un brano che segue quello che ho appena riportato, perché desidero porre una domanda e fare una considerazione. Questo dice Semi dopo. Possiamo costruirci dei modelli psicopatologici astratti di questa condizione umana, ma purché, e lì pone due condizioni. Uno, teniamo sempre presente che di questo si tratta e non pretendiamo di poterli sovrapporre alla realtà. E due, purché consideriamo il senso di questa nostra necessità
che in ultima analisi e in estrema sintesi è finalizzata alla reintegrazione narcisistica sia come categoria professionale e soprattutto come esperienza individuale, consistente nel dare a ciascuno il suo, al paziente ciò che è del paziente, alla nostra attività psichica ciò che è propriamente suo. La domanda riguarda la seconda delle due condizioni che veniamo invitati a tenere presente, la finalità di reintegrazione narcisistica che ha la costruzione di modelli. È una tematica, quella della ricerca di reintegrazione narcisistica, che Semi ha sviluppato nei suoi lavori. La domanda che vorrei porgli ora è: qual è lo specifico, se c'è, della sfida che l'isteria lancia a chi la tratta, che eventualmente comporta una particolare necessità di reintegrazione narcisistica? È una questione rilevante che, credo, ci possa orientare nella comprensione della storia travagliata dell'isteria e di una eventuale necessità di ricerca di originalità che si può avere nel trattarne, e cioè una spinta ad una ricerca ad essere originali, autori originali. Necessità che può, ad esempio, tradursi nell'enfatizzare un aspetto particolare assegnandogli un rilievo speciale e generale. Dico ora, la domanda la faccio ora, non solo perché è una domanda che faccio stamattina, ma riferendomi allo stato attuale delle conoscenze ed in particolare agli apporti di Semi alla conoscenza della dinamica isterica. È passato più di un secolo da introduzione al narcisismo e ben sappiamo cosa l'aver aperto lo sguardo su questa dimensione dell'essere umano abbia comportato per Freud. La riformulazione delle teorie pulsionali e la conseguente introduzione della seconda topica sono tra le feconde conseguenze. Ebbene, penso che la centralità che il narcisismo e le sue problematiche hanno assunto negli ultimi decenni abbiano significativamente modificato non solo lo spazio che sul piano clinico è stato destinato a questa dimensione, ma offrano un'importante chiave per giungere ad una visione d'insieme dei fenomeni psicopatologici. Essa consentirebbe e al tempo stesso richiederebbe un ripensamento complessivo della materia. Alla domanda «è cambiata l'isteria?», Semi risponde in modo puntuale. Una ulteriore domanda credo possa essere, anzi debba essere, come sta cambiando la visione generale della psicopatologia anche grazie alle nuove conoscenze acquisite nell'ambito specifico dei trattamenti dei fenomeni isterici? Vanno in questa direzione i lavori di André Green sul chiasma tra isteria e casi limite. Lo studio del meccanismo dell'identificazione isterica, sviluppato da Semi, e che ha portato a mettere sotto osservazione l'intreccio tra investimenti narcisistici ed oggettuali nell'ambito dell'isteria, ritengo possa utilmente dialogare con le teorie sviluppate dall'autore francese. Devo però affrettarmi ed arrivare al punto da cui sono partito, e cioè la questione del metodo, che, come è noto, costituisce un argomento cui Semi ha dedicato innumerevoli lavori. Come non far tesoro, quindi, della sua presenza qui stamattina? Per usare le sue parole, il metodo psicoanalitico nell'attività clinica si realizza tramite la costituzione di una cornice esterna di regole e di due regole di base, quella delle libere associazioni per l'analizzando e quella dell'attenzione fluttuante per l'analista. Quest'ultima regola prevede l'attività associativa dell'analista durante l'ascolto delle comunicazioni del paziente, ossia un doppio ascolto, reso complesso dai molteplici livelli topici e strutturali
a cui si svolge e dalle dinamiche trasferali e controtrasferali emergenti. Sono i primi passi di un suo scritto metodo psicoanalitico e controtransfert che possiamo leggere o rileggere nella rivista di psicoanalisi. Nel corso del testo Semi fa questa affermazione. A seguito della svolta freudiana del 20, all'elaborazione del punto di vista strutturale e alla teoria della duplicità delle pulsioni, è diminuita in una parte del movimento psicoanalitico e è diminuita non a caso l'attenzione nei confronti del metodo delle libere associazioni. E anche sono state man mano utilizzate meno alcune categorie come quella di rappresentazione, che erano state fondamentali nell'elaborazione teorico-clinica e metapsicologica precedente e che a mio avviso, dice Semi, lo sono tuttora. Prima dicevo è venuta meno la nozione di conversione, Semi aggiunge, non si presta più attenzione alla stessa nozione di rappresentazione, mancano, diciamo, nella nostra consuetudine quelli che sono stati gli strumenti concettuali fondamentali per fare una teoria dell'isteria per come la fece Freud. Passando in rassegna alcuni articoli di autori che di queste questioni si sono occupati, Semi annota. Essi ridisegnano anche le modalità d'uso del metodo psicoanalitico delle libere associazioni, particolarmente per quanto riguarda l'analista. Tutti sottolineano l'importanza degli affetti. Inoltre, con la parziale, dice Semi, eccezione di Racker, tutti questi lavori non fanno più riferimento al concetto di rappresentazione. Nozione questa di rappresentazione fondamentale e che è stata centrale per lo sviluppo del metodo. Si pongono allora due questioni. La prima, i cambiamenti avvenuti progressivamente nelle teorie e che hanno comportato almeno un diverso uso, se non proprio una diversa idea del metodo, diversa ipotizzo nella pratica, forse ancor più che nella teoria del metodo, cioè si fa diversamente assai di più di quanto si sostenga dal punto di vista teorico, non possono essere correlati ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nell'ambito delle teorie psicopatologiche ed in particolare per quanto riguarda i fenomeni isterici? Cioè, se i cambiamenti delle teorie generali hanno prodotto cambiamenti forse nemmeno registrati nel metodo, tali cambiamenti non portano inevitabilmente ad occuparsi di oggetti diversi? Certo, l'essere umano è lo stesso, cambiano i modi in cui si manifesta il suo essere e le sue difficoltà. Ma come ancora una volta ci ha ricordato Semi, cambia anche lo sguardo che si ha su questo insieme di fattori. Ne deriva allora la scoperta di fenomeni che prima non potevano essere osservati. È questa tanto un'affermazione quanto una domanda. In tal caso, solo una teoria di livello più generale potrebbe essere capace di integrare nuove e vecchie osservazioni, nuove e vecchie teorie sviluppate per dar conto di tali osservazioni. Per intenderci, è quello che ritengo abbia iniziato a fare esplicitamente Green nel lavoro che prima ho citato. Per formulare il secondo interrogativo, penso sia utile richiamare un elemento del lavoro che abbiamo ascoltato stamane. Semi dice, ha seguito il metodo realistico della psicoanalisi. Per inciso, ricordo che Freud rimproverava a Melania Klein di inoltrarsi verso una derealizzazione dell'analisi. Per questa strada, Semi riflette sulla seduta e sui sintomi della paziente, anestesia e belle indifference. In particolare giunge poi, dice, a collegare i due fili,
associativi di cui ci ha parlato, grazie ad un ulteriore lavoro, alla comparsa ed al superamento di un altro sintomo, una stipsi ostinata. Arriva infine a formulare l'interpretazione di un desiderio rimosso alla base dei sintomi di cui ci ha parlato, e cioè gustare e saziarsi con le proprie feci. Fatto psichico, dice, che aveva un risvolto narcisistico, faccio tutto da me, ma anche oggettuale. La vendetta nei confronti della madre, descritta come sempre fredda, non ho bisogno di te, quindi ti elimino. Credo che ai sentimenti di vendetta e al riconoscimento della freddezza della madre si sarebbe potuti arrivare attraverso anche altre strade, in particolare mettendo sotto osservazione analitica la relazione tra paziente e analista. Ma siccome ci ha fatto notare Semi, caratteristica del nostro tempo, potrebbe essere una possibile collusione con la scissione del corpo operata dai nostri pazienti, con relativa omissione del suo ascolto, tanto che la bella indifference può essere diventata un sintomo non solo egosintonico, ma etnosintonico, che possibilità ci sono di arrivare al rimosso, quello a cui ritiene di essere arrivato Semi, se si adottano variazioni del metodo che mettono del tutto da parte non solo la nozione di rappresentazione a favore esclusivo di ascolto e decifrazione degli affetti, ma anche l'intera possibile teoria del deposito nel corpo del rimosso? Sono tanti interrogativi, intanto li ho messi lì. Grazie. Allora, apriamo la discussione e diamo da subito la parola al dottor Alberto Semi, al quale sono già state rivolte le domande dal discasso. Ah, bene. Allora, non è facile rispondere dopo. Io mi sono preso il caffè, ma ho continuato a pensare a quello che ha detto il dottor Campanile e non ha detto delle cose semplici. Col dottor Campanile abbiamo una lunga consuetudine di collaborazione, di amicizia e quindi ho preso il suo lungo intervento come un'attestazione della stima, ma naturalmente in queste attestazioni di stima c'è sempre anche un pizzico di aggressività e credo che giustamente questa aggressività serva per mettere in evidenza la difficoltà delle domande che ha posto. Io cercherò di dare inizialmente due risposte. Cercherò di dare due risposte generali, entrando nel merito solamente di una in modo particolare, e poi spero che, nonostante il mezzo tecnico appunto della cosa da remoto, la telematica, eccetera, eccetera, si riesca a discutere, perché quello a cui io tengo particolarmente è che ci possa essere un'interazione tra tutti noi. Allora comincio. Relativamente ai problemi suscitati dall'intervento del dottor Campanile. La prima risposta è relativamente al problema che lui ha giustamente sottolineato dell'intreccio tra metodo, teoria e clinica. Io credo che in modo particolare il rapporto tra metodo e teoria sia un rapporto che si è di fatto alterato, e come dice lui, più nella pratica forse che nella riflessione teorica,
ma che si è di fatto alterato. E che da questo punto di vista, se stiamo a osservare in particolare come dire, i modi di relazione degli avvenimenti clinici, possiamo notare che c'è stata una modificazione notevole. Questa modificazione notevole riguarda soprattutto l'eclissi, diciamo, del concetto di rappresentazione. Un punto molto importante è questo, perché a seguito anche, come diceva Campanile, dell'evoluzione della teoria psicoanalitica dopo, conseguente allo scritto di Freud del 14 sull'introduzione al narcisismo, ma soprattutto allo sviluppo della seconda topica, a seguito di quello, l'attenzione molto spesso si è spostata sulla descrizione dell'oggetto e delle vicissitudini con l'oggetto, dove la parola, notate, la parola oggetto ha spesso sostituito il concetto di rappresentazione. Quasi che la parola oggetto fosse un qualche cosa di un insieme tale da giustificare il fatto di non stare a guardare le singole minute rappresentazioni, microscopiche rappresentazioni che dell'oggetto noi ci diamo. Io credo che questo abbia delle conseguenze sul metodo, proprio perché stiamo in questo modo a privilegiare, diciamo così, le vicissitudini delle relazioni tra soggetto e oggetto, però in termini, come dire, d'insieme, in termini quasi globali. Mentre il metodo, che è il metodo delle libere associazioni, inevitabilmente è un metodo che invita e comporta, diciamo, alla scomposizione, appunto all'analisi, all'osservazione di come dentro di noi l'oggetto sia sì un qualche cosa che può costituirsi man mano, ma che è sempre costituito da un insieme di investimenti e di collegamenti tra rappresentazioni anche molto diverse e anche molto lontane dall'oggetto come ce lo raffiguriamo pensando alla percezione dell'oggetto. Quindi se il metodo nella pratica si modifica in questi termini, noi perdiamo l'occasione di osservare certe dinamiche che sono dinamiche inconsce e quindi da questo punto di vista, a mio avviso, rischiamo di perdere una parte di quella che è la dimensione essenziale della psicoanalisi. Questo è una prima risposta, diciamo, alla questione dell'intreccio. Intreccio che va salvaguardato a tutti i costi perché lo specifico della nostra disciplina è proprio il fatto che le tre componenti, clinica, metodo e teoria, siano strettamente collegate. La seconda risposta è viceversa relativa all'isteria, all'isteria come patologia. Ho cercato di mostrare come l'isteria possa tendere a scomparire per certi aspetti e non a caso perché può scomparire dietro a alcuni aspetti culturali attuali, ma in questo senso volevo sottolineare che per me l'isteria è anche la patologia più specifica della soggettività.
del come si può soggettificarsi. In questo senso, come dire, siamo tutti anche un po' isterici, ma l'isteria rappresenta per noi come dire, la difficoltà e il rischio di fallire nel diventare protagonisti soggettivi della nostra storia. E come negare l'isteria comporti il rischio di andare verso la valorizzazione di quella che oggi è l'individualità. Notate, qui voglio specificare cosa intendo per individualità. Cioè, io credo che attualmente la nostra cultura di massa e tutte le tendenze culturali in atto tendano a far scomparire il soggetto, però a far comparire viceversa un individuo, cioè un essere separato dagli altri, che ha certe caratteristiche funzionali, che sa, che so io, lavorare, che sa respirare, che sa digerire, che svolge cioè tutte le funzioni fisiologiche e necessarie per continuare la vita, ma che è però anche una sorta di macchinetta che funziona. Questo è il risvolto, diciamo, negativo, secondo me, dell'enfatizzare l'importanza della individualità. Naturalmente, la macchinetta che funziona è anche un qualche cosa che allora è più suscettibile di essere trattato in tanti diversi modi, con tanti diversi rimedi per tanti diversi piccoli sintomi, eccetera, eccetera, come degli aggiustamenti, come andare dal carrozziere per far mettere a posto un grafico o cose di questo genere qui. Ma a condizione che non si sviluppi qualche cosa che è effettivamente, vorrei dire, usando una parola grossa, eversivo rispetto alla realtà quotidiana, che cioè non si sviluppi appunto l'aspetto soggettivo. L'aspetto soggettivo che è sempre diverso rispetto a quello che ci aspettiamo. Questo è l'aspetto creativo della soggettività e è un qualche cosa che ci riguarda anche direttamente come terapeuti. Che ci riguarda direttamente come terapeuti perché? Perché il nostro rischio professionale è sempre quello di aspettarci, diciamo, qualche cosa di illuderci di sapere come andranno le cose e via di seguito. Viceversa, l'imparare e il tollerare dentro di noi la soggettività dell'altro, e in particolare da questo punto di vista l'isterico ci pone questo interrogativo costante, imparare a tollerare la soggettività dell'altro significa anche tollerare di sorprenderci, di accorgerci che può avere delle derive completamente diverse da come ce le siamo immaginate e da questo punto di vista anzi di rallegrarci che le cose siano andate diversamente da come ce l'aspettavamo. Questo è, io credo, lo specifico, diciamo, del nostro lavoro, ma è uno specifico che in modo particolare quando ci sono delle situazioni tipo queste dell'isteria, viene messa a repentaglio, nel senso che può darsi, può accadere che ci riesca difficile tollerare la soggettività altrui. Ecco, io mi fermerei qui come risposte e lascerei a voi altri gli interrogativi ai quali premetto subito, non so se sarò capace di rispondere. Spero che ci siano anche degli interrogativi che siano abbastanza nuovi, diciamo, da sorprendermi. Grazie.